Che tempo piacevole! Adoro prendere il sole con questo tempo! Ragazze, secondo voi non sarà molto meglio senza quei ragazzi che ci stanno sempre addosso? Sì, non ci sono più ragazzi nella nostra vita! Allora ragazzi, ci prendiamo la rivincita sui giocatori? Oh sì, oggi ci divertiremo tantissimo! Farà caldo! Campeggio, tieniti parte! Abbiamo fatto un grosso errore. Loro sono qui, ma così lontane. Non sono lontane, non sono più nostre. Beh, ma possiamo trovare altre cheerleaders. Ne hai viste altre per caso? Le altre tipe non sono cheerleaders. Esatto, non lo sono affatto. E perché stiamo qui allora? Andiamo a fare la pace. Abbiamo già fatto 30 tentativi. Perché pensi che il 31esimo sarà meglio? Chiedere non fa male. Facciamo pace con loro, altrimenti le perderemo. Possiamo sentirvi? Oh, ma dai, ci hanno scoperti! Che vergogna! Sono davvero sfacciate ultimamente. Sì, ma noi siamo usciti con altre ragazze e penso che sia normale, no? Già, e ora vorremmo ritornare con loro. La logica delle donne è così stupida. Perché non capiscono che ci piacciono anche altre tipe? Bruno, quali altre tipe? Bruno, cosa vuoi dire? Che mi piacciono tutte le ragazze. Laila, Nat, Diana, Giada. Ma che dici, Bruno? Mi piacciono tutto qui. Bruno, non guardare più Diana o non saremo più amici. E nemmeno Laila. E che dovrei guardare? Giada! Cestisti, che facciamo? Oggi siamo da soli, senza nessun controllo. Perdenti. Avete mai litigato con le vostre tipe? Ci avete mai rotto? Ho smesso di parlarci. Può essere. Quindi lasciateci in pace. Esatto. Abbiamo litigato con le nostre cheerleaders. E che dobbiamo fare? Faremo delle cose brutte senza controllo. Possiamo andarcene dal campo? Non vi interessa? Che facciamo con loro? Non ne ho idea. Chiudetevi in bagno. Ma ci siamo appena usciti. Siamo stati lì un'ora. So cosa fare con voi. Voi due siete i capi oggi. Controllerete gli altri perdenti, ma non lascerete il camp. Siete così tanto fortunati oggi. Potete sentirvi i capi. Che fortuna! Siamo noi i capi. Noi siamo i capi. Andiamo a controllare gli altri perdenti. Sì, andiamo. Non ho mai visto degli sciocchi così prima d'ora. Nemmeno io prima di questo camp. Ma a volte possiamo esserlo anche noi. Forza, andiamo a fare pace con le cheerleaders. E che questo tentativo sia quello fortunato. Ne dubito. Cavolo, sono nato per essere un capo. Ora lo racconteremo a tutti. Saranno così invidiosi. Invidiosi? Capiranno chi sono i due Art. Li faremo sudare duramente. Oh, accidenti, dov'è il mio telefono? Dove diavolo è? Mary, Mary, dov'è il giocattolo come questo? So che ce n'è uno blu in camera tua. Allora, avevi detto che me l'avresti dato. Giorgia, non te lo darò. In realtà ho detto che non te l'avrei dato. Dov'è il mio telefono? Mary, Mary, ma perché? Perché non me lo dai? Io li sto collezionando, questi giocattoli, ne ho già due. Tu ne hai solo uno, avanti, dammelo, che ti costa. Sei veramente tirchia. Oh. Eccolo qui. Giorgia, non credi che non sia tanto carino chiedere a qualcuno di darti un giocattolo? Lo darò a mio nipote. Kev, guarda bene questo anello. Patrick, ma è di plastica. E allora, Kev, plastica o no lo darò a Giorgia. E lei si scioglierà, ne sono sicuro. Lei si scioglie per tutto quello che le dai. Ehi, state fermi. Ehi, avete parlato con i cestisti? Gli avete detto che resteremo senza controllo? Guardate questo anello blu, l'ho appena trovato nell'erba. Che fico. Patrick, non mi interessa cosa hai trovato. Ora siete sotto controllo. Davvero? E di chi? Non ci sono i cestisti. Sotto il nostro. Perdenti, siamo noi i capi in questo campo. E dovete tutti obbedirci, capito? Lo dicono i due perdenti. I due peggiori perdenti. Ciao, io vado da Giorgia. E i perdenti, aspettate. Non ci danno conto. Ciao Giorgia, sono qui per darti questo regalo. Patrick, Dio a Mary di darmi il troll blu, per favore. Ho detto di no, Giorgia. Giorgia, guarda questo anello, è per te, tutto per te. Wow, è così carino, Patrick. Dove l'hai comprato? Non l'ho comprato, l'ho trovato nell'erba. Oh, Patrick è ancora più carino. Patrick, le hai dato l'anello? Beh, andiamo. Non hai capito chi è il capo qui? Ehi tu, sfigato col casco, non hai capito chi è il capo? I cestisti ci hanno nominato. L'hai capito o no? No, non l'ho capito. Adesso l'hai capito?
No, e te lo dico di nuovo. Ah no, è questo, ta-ta. La smetti con questo solletico. Art, fai qualcosa. Che cosa? È un perdente incontrollabile. Mi occuperò degli altri. Ottima decisione. Art, smettila di stare sempre con Kev. Vieni qui, il mio telefono non funziona. Perdente, forza, alzati subito. Voglio stare seduta. Io ho detto di alzarti e sai, raccoglierai tutta la cacca dei cani. Art, ma di che parli? Io e la cacca siamo incompatibili. Art, perché ci dai istruzioni? Oggi è il giorno di riposo. Né i giocatori di basket né le cheerleader oggi lavorano. Giorgia, lasciamo perdere e andiamo. Dove, Patrick? Ho trovato un posto meraviglioso. E che andiamo a fare? A baciarci, ovvio. Ok, andiamo. Art, se mi urli di nuovo contro, ti spezzo in due come un bastoncino. Hai capito? Anche tu sei una perdente incontrollabile. Lo lascio, così nessuno mi urlerà più contro. Raga, io dirò a Diana: piccola, mi dispiace, non posso vivere senza di te. E io dirò a Giada: mi piacciono tutte le ragazze, ma tu sei quella che mi piace di più. Ma non ti perdonerà mai così. Io dirò a Laila: sei la mia bambina per sempre. Ragazze, stanno arrivando. Peggio per loro. Ah, ragazze, perdonateci. Ragazze, cos'è questo rumore? Sono mosche? Odio le mosche. Queste non sono mosche, sono zanzare. Maledette succhiasangue. Andiamo, ragazze, perdonateci. Laila, perdonami. Non posso uscire con altre cheerleader, sono troppo piccole. Tu sei alta come me, siamo fatti l'uno per l'altra. Giada, a me piacciono tutte le ragazze del mondo, ma amo solo te. Ragazze, voi sentite qualcosa? È il momento, ragazze. Bacetto. Oh, è il momento, ragazze. Avete sentito? Diana ha detto che è il momento, il che vuol dire che faremo la pace. Simone, guarda, il colore delle mie unghie si adatta al mio rossetto. Raga, non ci sarà nessuna pace. Ma perché? Sai, Bruno. Dimmi, Giada. Mi piacciono tutti i ragazzi del mondo, tranne te. Giada, dove vai? Max, è stato bello, ma io ho bisogno di un ragazzo un po' più alto. Ragazzi, andiamo ad una festa? È fantastico che non ci siano più ragazzi? Stanno andando ad una festa? Per cercare nuovi ragazzi. Il 31esimo tentativo è stato vano. Ragazzi, non le lasceremo andare così. Scordatevelo. Diana, spruzza anche su di noi. Ok, ragazzi. Brucerò la pista da ballo. Farà caldo per colpa mia. Ragazze, smettetela di fare così. Forza, andiamo. Ragazze, e ora il nostro motto! I ragazzi non valgono niente! Ma non dobbiamo comunque rinnegare i nostri errori! Nat, niente twerking alla festa, mi raccomando! Raga, aspettiamole vicino al cancello! Sì, e gli diremo: ragazze, non vi lasceremo andare! Sì, diremo che le amiamo! Si stanno preparando, ridendo! Si stanno divertendo! Non perdiamo tempo, andiamo, forza! Ragazze, se qualcuno viene a disturbarci, nessuno lo farà. Siamo le regine della festa. Andiamo! Diana, hai chiamato il taxi? Certo, servizio premium. Sì, adoro il premium. I loro autisti sono così fighi. Adoro che ci sia una distanza tra il guidatore e il passeggero. Ah! Ma perché stai urlando? Se Mary si sedesse su di te, grideresti anche tu. Io non lo farei, Art, stai zitto. Guardate le cheerleaders. Ciao. Ragazze, cosa abbiamo detto? Nessuno ci rovinerà la festa. Come vi è venuto in mente di fare questo? Perché avete preso i giocattoli dalla stanza? Vi preghiamo, ragazze, non andate. Ragazze, il taxi premium è qui. Andiamo? Certo che andiamo. Avanti, fateci strada. Ragazzi, con questi giocattoli siete più patetici. È vero, più patetici. Guardate quanto sono belli questi giocattoli. Fateci passare. E rimettete a posto questi giocattoli. Cavolo, le abbiamo perse!
Ragazzi, è il momento di dare una lezione ai ragazzi. Andiamo a festeggiare, sì, e lasciamoli soffrire. Senza di noi saranno persi. Sarò la regina della pista da ballo. Ragazzi, mettete un like e iscrivetevi al canale. Usciamo senza i giocatori di basket. Ciao! Ciao! Sì, andiamo, forza! Non vedo l'ora! Ciao! Ragazzi, siete proprio... Allora, guarda, la mia unghia si adatta... Bruno! A me piacciono tutti i ragazzi. Ti ho detto di alzarti e di raccogliere la cacca dei cani.